si possano fare i guappi con i tranvieri, con i ferrovieri e poi abbassare la testa ogni volta che ti trovi di fronte a un grande potentato economico. E vorrei ricordare che all'epoca del governo Renzi propose 3 giorni di sciopero generale per bloccare il paese. Abbastanza grave che rispetto a una contestazione di un'illegalità un sottosegretario alla giustizia rivendichi il fatto di aver violato la legge. Onorevole Orlando, partiamo dal rapporto del governo Meloni con la magistratura. La tensione non è una novità, l'abbiamo vista tante volte in questi mesi e anche in passato, ma la frase del ministro della difesa Crosetto, che ha parlato di opposizione giudiziaria, ha tenuto banco la scorsa settimana e poi, diciamo, lui stesso l'ha mezza smentita. Allora le chiedo, qual è la strategia dietro questi attacchi costanti alla magistratura? L'ultimo, ad esempio, è di Matteo Salvini, che ha criticato la sentenza del gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori in fuga, che tra l'altro arriva sulla base di una riforma sulla legittima difesa voluta da lui nel 2019. Secondo me sono 2 cose parzialmente diverse. Salvini tende a delegittimare la magistratura su alcuni temi con evidenti contraddizioni, perché lo fa sulla base dell'applicazione di una legge che ha scritto lui, quindi questo mi pare, diciamo, un capitolo a sé. Poi invece c'è un altro filone, che è quello che tende a delegittimare la magistratura rispetto a inchieste che eventualmente colpissero gli esponenti del governo. E su questo io penso che ci sia una colossale mistificazione, non solo perché la magistratura ha indagato esponenti di tutti i governi. Io vorrei ricordare che Conte e Speranza sono stati sottoposti a un procedimento, accusati di aver prodotto una serie di morti, con un procedimento che considero assolutamente ingiusto e privo di fondamento, ma nessuno ha mai gridato al complotto della magistratura. Il governo Draghi, con imputazione coatta, è stato sottoposto a un rinvio a giudizio che poi non si è concretizzato per evidente infondatezza, perché un GIP di Trieste aveva accolto l'istanza di un cittadino rispetto ai provvedimenti assunti sui Green Pass. Nessuno ha parlato di opposizione giudiziaria. Abbiamo rispettato quello che la magistratura faceva e le pronunce della magistratura. Semmai io penso che bisognerebbe guardare invece al grande rispetto e riguardo col quale si è mossa la magistratura nei confronti del governo. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione rispetto alla vicenda del Mastro Donzelli. La Procura di Milano ha sequestrato il telefono al figlio del presidente La Russa, ma quando si è accorta che il telefono era del presidente La Russa ha preso la SIM e ha restituito il telefono. La vicenda del fallimento e delle traversie fallimentari della ministra Santanchè è emersa soltanto dopo la sua nomina a ministro, ma la vicenda era risalente. Ora noi abbiamo tanti episodi alle spalle che ricordiamo, nel quale la magistratura si è mossa, diciamo, con molto meno tatto. Davvero questo tipo di denuncia non ha fondamento e soprattutto dà più l'idea di una precostituzione di un alibi, perché eventualmente dovessero arrivare altri problemi. Di questo metodo concettuale, è stato protagonista il senatore Gasparri. Siccome sapeva che c'era un'inchiesta di Report, ha incominciato a dire che Report lo stava perseguitando. Poi abbiamo visto che di persecuzione non si trattava. Ecco, io credo che si tratti di un modo di precostituire alibi per il futuro e credo però che non ci si accorga che, facendolo da posizioni particolarmente importanti come quella del ministro della difesa, si destruttura un pezzo delle istituzioni, e questo è pericoloso per tutti, non soltanto per la magistratura. È pericoloso perché toglie molta legittimità a una funzione essenziale come quella di chi è chiamato a giudicare i cittadini. Senta, nel frattempo il sottosegretario Del Mastro è stato rinviato a giudizio nel caso che coinvolge anche il collega amico Donzelli, le carte che riguardavano i colloqui di Cospito e la possibile violazione del segreto d'ufficio. Del Mastro non si pente, non si dimette e dice che rifarebbe tutto. Cosa ne pensa? Abbastanza grave che rispetto a una contestazione di un'illegalità un sottosegretario alla giustizia rivendichi il fatto di aver violato la legge. Poi naturalmente sarà una sentenza a dire se questa violazione c'è stata o meno, ma il fatto che preventivamente si dica che comunque lui è orgoglioso della condotta fatta, quando ancora non si sa se questa condotta è legale o illegale, la dice lunga rispetto all'idea di legalità che si ha. Del Mastro però continua in tutto ciò con le sue dichiarazioni anche abbastanza forti. Nelle ultime ore ha detto che Cospito è l'influencer della sinistra e che vi ha sostanzialmente costretti, visto che eravate andati in visita una delegazione di voi da Cospito, vi ha costretti a parlare con dei camorristi nella sua ricostruzione che continua a fare, diciamo, pubblicamente. Non è vero, abbiamo
avviato altri procedimenti per diffamazione. Vorrei però fare più una notazione politica. Del Mastro ha anche detto che per risolvere i problemi della giustizia bisogna spezzare le reni alle correnti della magistratura. Linguaggio che sa di antico, di molto antico, e che in qualche modo denota una certa coerenza. Però allora bisogna essere coerenti sempre, perché io visito carceri da tanti anni, l'ho fatto da ministro della giustizia, mentre lo facevano molti altri esponenti del centrodestra. Io visitavo tutti, loro andavano prevalentemente a visitare politici che erano stati reclusi per associazione esterna. Né io ho mai detto che l'influencer della destra era Dell'Utri, né loro hanno mai detto che erano influencer quelli che incontravo io. Perché tutti sanno che è dovere e diritto delle istituzioni, dei parlamentari, andare a verificare le condizioni delle carceri. Però delle due una. O cospita il nostro influencer, e allora se cospita il nostro influencer, noi l'abbiamo incontrato, ci abbiamo parlato, non abbiamo manifestato nessuna forma né di familiarità né di simpatia per le cose che sostiene, allora Ciavardini è l'influencer della Colosimo, perché Ciavardini ha incontrato più volte la presidente della commissione antimafia. Io penso che non sia vero né una né l'altra. Io penso che bisogna avere rispetto per la funzione rieducativa della pena, così come ci hanno detto gli esponenti di Fratelli d'Italia quando sono scesi in campo per difendere la presidente della commissione antimafia. Ma allora, se quel rispetto c'è, lo esigiamo sempre, in tutte le occasioni. Parliamo del salario minimo. La maggioranza ha stravolto il testo delle opposizioni, modificandolo, e l'ha trasformato in una delega al governo, togliendo tra l'altro la soglia oraria, quindi un po' il fulcro, diciamo, della legge. Secondo lei questo è l'ennesimo tentativo di buttare la palla in tribuna e prendere tempo rispetto a una legge che bocciare in maniera plateale sarebbe sicuramente impopolare, oppure è una bocciatura definitiva? È una bocciatura definitiva fatta in un modo che cerchi di limitare il danno che la bocciatura comporta, cioè il fatto che si dice di no al tentativo di dare una regola che consenta, diciamo così, di contrastare il lavoro povero, che è cresciuto nel corso di questi mesi a causa dell'inflazione, a causa dell'aumento dei costi, soprattutto per le fasce di reddito più basso. Quindi cercano in qualche modo di aggirare l'ostacolo dicendo non serve che si faccia questa legge perché faremo noi come governo quello che voi chiedete, o comunque qualcosa che affronti il problema che voi ponete. In verità andrà a finire in un nulla, perché è del tutto evidente che non si vuole intervenire su questo tema, non si vogliono disturbare i manovratori, non si vogliono disturbare le aziende che hanno fatto grandi profitti nel corso di questi anni, non si vuole alterare una dinamica che sta portando, ahimè, progressivamente a un impoverimento di fasce sempre più larghe di lavoratori. Noi dobbiamo continuare questa battaglia, perché mentre accadeva questo, cioè che una persona che prendeva 6,50 euro si è vista erodere, allora si è vista erodere il 15-20% del proprio potere d'acquisto, le banche nello stesso periodo in Italia hanno aumentato i profitti dell'80%, i player energetici hanno aumentato i propri profitti, i grandi soggetti della logistica hanno aumentato i propri profitti. Questa settimana i noli delle navi, quelli che portano le merci di cui noi utilizziamo, sono aumentati in una settimana del 50%, ma quel signore che prendeva 6,50 euro continua a guadagnare 6,50 euro. Ecco perché è urgente intervenire, è assolutamente ingiusto non intervenire. C'è la questione del diritto allo sciopero, che è diventato improvvisamente un diritto che sembra in discussione. Salvini l'ha preso un po' come un nuovo obiettivo da attaccare, in passato erano stati i migranti, poi ha avuto il ponte sullo stretto, le pensioni che in questo momento ha un po' dimenticato, e ora procede, diciamo, a colpi di precettazioni e dichiarazioni anche molto forti. La settimana scorsa ha parlato di scene indegne perché c'era uno sciopero dei treni, e poi c'è questa, diciamo, tecnica più soft di screditare le ragioni dello sciopero con delle battute tipo lo volete fare per fare le vacanze, lo volete fare per fare il ponte lungo, attaccando anche poi direttamente i leader sindacali. Allora le chiedo, il governo Meloni dice di garantire il diritto allo sciopero, ma lo fa realmente? Guardi, a differenza di Del Mastro, a cui va riconosciuta una perversa coerenza, a Salvini il tema della coerenza è totalmente indifferente. Vorrei ricordare che all'epoca del governo Renzi propose 3 giorni di sciopero generale per bloccare il paese
cose e non so bene che cosa ottenere. È chiaro che Salvini, a seconda di dove si trova, cambia opinione. Quello però che va denunciato è un tentativo, sì, di delegittimare un diritto sacrosanto e sancito dalla nostra Costituzione. I costituenti vollero che fosse scritto perché fu il primo ad essere cancellato quando si insediò il regime fascista. Soprattutto se sei povero, soprattutto se non hai alle spalle posizioni e rendite. Hai soltanto due strumenti, uno è il voto e l'altro è il diritto di sciopero. Se se ne cancella uno dei due, la democrazia va a rischio. Vorrei capire che cosa si direbbe se si dileggiasse il diritto di voto, se si prendessero in giro le persone che vanno a votare. Il diritto di sciopero ha la stessa forza, perché è quello che ha fatto cambiare molte cose nel nostro paese, che ha consentito che i lavoratori ottenessero dei diritti, che si affermasse il diritto alle ferie, alla pensione, a lavorare 8 ore e non orari da schiavitù. Ecco, quando Salvini picchia su questo, probabilmente in una propaganda di cui non ha neanche lui chiari contorni, alla fine però finisce per colpire una colonna fondamentale della nostra democrazia. Possono piacere gli scioperi, possono essere giusti, possono essere sbagliati, non si tratta di discutere di questo, si tratta di capire che se si incide su quel diritto, si incide sulla democrazia. E questo io penso sia una cosa che noi dobbiamo ribadire con grandissima forza. Tra l'altro i lavoratori, quando scioperano, rinunciano a una giornata di lavoro. Si tratta, e questo veramente è indegno, di forme di dileggio presa in giro nei confronti di persone che guadagnano 1.300, 1.400, 1.200 e che rinunciano a una giornata di lavoro. Non si possono fare i guappi con i tranvieri, con i ferrovieri e poi abbassare la testa ogni volta che ti trovi di fronte a un grande potentato economico.